Insieme con lui venivano condotti a morte anche altre due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Benvenuti in questo momento di preghiera, introdotto così bene dalla musica che abbiamo ascoltato e dal essersi messi anche di fronte a questo crocifisso. Pensiamo quanti frati hanno pregato di fronte a questa immagine. È del 1400, quindi davvero tante persone si sono rivolte a Dio attraverso questa immagine. E allora sia la musica, sia l'ascolto del Vangelo, sia questa contemplazione del crocifisso ci chiedono di salire anche noi con Gesù sul Calvario, cioè di metterci anche noi di fronte a questo evento. Un evento che non è possibile da capire fino in fondo, se non è la grazia dello Spirito Santo che ci aiuta con il cuore a comprendere in parte, così come possiamo, quello che successe quel giorno su quel sasso chiamato Cranio, poco fuori dalla città di Gerusalemme. Ma perché è tanto difficile metterci di fronte al crocifisso? Noi oramai da tanto tempo ci siamo abituati un po' a queste immagini, ma pensate, nella Chiesa primitiva i cristiani addirittura non dipingevano il crocifisso, dipingevano il buon pastore che porta sulle sue spalle la pecorella sperduta, ma il crocifisso dava fastidio. E forse per capire questo senso di ribellione dobbiamo fare un parallelo con i nostri tempi. Quei sentimenti che proviamo di fronte a immagini magari dei bambini di Aleppo o di tutte quelle altre terre in cui in questo nostro assurdo mondo Cristo ancora continua ad agonizzare sulla croce. Noi a volte abbiamo il telecomando e cambiamo canale, facciamo presto. Oppure quando per strada qualcuno ci chiede e ci ferma, ci chiede l'elemosina, a malapena lo guardiamo negli occhi. Ma come diceva Pascal, Cristo è in agonia fino alla fine del mondo. Non bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo. E invece tante volte noi facciamo proprio il contrario, pensando che la felicità sia altrove, la felicità dell'uomo, appunto passiamo oltre.
Non riusciamo ad accogliere questo grido di dolore che sale appunto dall'umanità intera. Ma se anche facciamo di tutto nella vita per sfuggire alla croce, prima o poi ci sarà un momento in cui questa ci verrà incontro. E allora dobbiamo anche noi chiederci quali personaggi siamo del Vangelo di stasera. Se siamo il popolo che sta in silenzio a vedere da lontano, se siamo i capi di questo popolo che deridono Gesù, oppure anche noi siamo i due malfattori appesi al legno. Uno lo insulta con quelle parole che sono davvero l'ultima tentazione di Cristo: salva te stesso. L'altro invece accoglie questo mistero del dolore innocente e diventa, pensate, il primo santo canonizzato della Chiesa, non da un papa ma da Gesù stesso. Vorrei leggere con voi una pagina molto bella di un premio Nobel per la pace, Elie Wiesel, nato in Romania, racchiuso nel ghetto e poi ad Auschwitz. Il brano è tratto dal suo libro di memorie, La notte. Un giorno che tornavamo dal lavoro, vedemmo tre forche drizzate sul piazzale dell'appello, tre corvi neri. Appello. Le SS intorno a noi con le mitragliatrici puntate, la tradizionale cerimonia. Tre condannati incatenati e fra loro il piccolo Pipel, l'angelo dagli occhi tristi. Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo, e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo copriva. Il lager capo si rifiutò questa volta di servire da boia. Tre SS lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. «Viva la libertà!» gridarono i due adulti. Il piccolo, lui, taceva. «Dov'è il buon Dio? Dov'è?» domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. «Scopritevi!» urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. «Quanto a noi, noi piangevamo. Copritevi!» Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile, anche se lievemente il bambino viveva ancora. Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udì il solito uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo!» E appeso lì, a quella forca. No, fratelli e sorelle, Gesù non scende dalla croce. Rimane fedele al Padre e all'uomo, nonostante la nostra infedeltà, è per questo che ci salva. Però dobbiamo avere il coraggio di guardare e nella fede di chiedere a Gesù che si ricordi di noi nel suo regno.
Quella parola è anche per noi. Oggi sarai con me in paradiso, oggi, non domani. Il paradiso è il segno di questa comunione con Dio. È Gesù che fa la pace tra il Padre e l'uomo, che questo Padre ha abbandonato. Dobbiamo chiedere questo sguardo di fede, capace di riconoscere nel volto sfigurato del crocifisso il volto amato del Figlio. Un'altra cosa ci colpisce di Gesù sulla croce è che fino alla fine Gesù non pensa a sé, ma pensa anche a noi che siamo malfattori. Il Vangelo non parla di un buon ladrone. Tutti e due sono dei malfattori. Probabilmente sono dei rivoluzionari che hanno scelto la forza per ribellarsi al potere di Roma. Sicuramente sono due criminali, perché la croce era il destino di queste persone. All'inizio del Vangelo di Luca, i primi che ricevono la buona notizia sono i pastori, e anche questi, anche loro, sono una categoria esclusa dalla salvezza perché impuri. E al termine solo due assassini accanto a Gesù. Non sono venuto per i sani, ma per i peccatori. La buona notizia è che Gesù non giudica, ma salva. Non pensa a sé, ma a noi. Non scende dalla croce, ma ci rimane per amore. Vorrei concludere con due ricordi personali, vissuti da parroco quando ero nella comunità di Piombino. Una domenica mattina ci telefonano dall'ospedale e ci chiedono di andare in ospedale a dare il battesimo ad una bambina. Vado io, era abbastanza presto, prima della messa, e quando arrivo su trovo tanta gente e la bambina era già all'obitorio, si chiamava Giada, aveva 2 anni. Era morta le cosiddette morti bianche nel sonno. E ho benedetto quel corpicino freddo. E la domanda davvero che usciva dal cuore è: Signore, dove sei? No? Penso molti di voi, come me, forse anche più di me, penso all'esperienza anche dei frati un pochino più grandi di me che hanno vissuto, e il dolore rimane sempre una grande domanda. Allora, nella fede dobbiamo avere il coraggio di fronte a questo di metterci in ginocchio e di chiedere la fede, appunto, la grazia di saper leggere in questo il mistero di un Dio che si fa piccolo, si fa nostro fratello. L'altro ricordo è meno doloroso, però parla sempre di morte, accompagnando un frate della nostra comunità, un frate molto buono, che aveva dedicato tutta la sua vita soprattutto ai bambini, perché lì a Piombino abbiamo ancora una comunità per minori gestita da noi con delle suore. E lui era stato per tanti anni direttore. Ecco, poi si è ammalato di un tumore. L'ultimo tempo è stato un pochino assistito da noi. E tra le ultime parole che mi diceva, che quasi facevo fatica a capire, mi diceva: pensa a loro, pensa a questi bambini. No, addirittura mi diceva: devi andare in camera mia, lì ho messo da parte un po' di soldi, sono per loro quelli, no? Non fargli mancare quella cosa o quell'altra, no? E mi ha colpito molto, no? Perché alla fine uno muore come ha vissuto, no? Non pensando a sé, ma pensando e avendo il cuore coloro che il Signore gli ha affidato. Allora, insieme stasera continuiamo a pregare, chiedendo al Signore che ci faccia accogliere nella fede quanto la vita ci fa incontrare, non soltanto i momenti belli di cui ringraziamo Dio, ma anche quelli più difficili. Sono vivere con questo sguardo profondo, perché non saremo soli, ma Lui sarà con noi.